Raga, ma cos'è questo posto? Questa è la chiesa romanica che la professoressa ci aveva detto di venire a visitare. Ci sono le bifore, l'affresco sulla lunetta. Raga, finalmente siete arrivate. Ale, ma non è qui che è successa quella cosa assurda a te a Vittorio? Quale cosa assurda? No, ma ti stai sbagliando, è un altro posto. Ale, ma eravate così convincenti quando me l'avete raccontata. Dai, racconta. E va bene, adesso racconto. Stavamo passeggiando da queste parti, io e Vittorio, e vedendo questo posto abbiamo deciso di entrare, ma non ci aspettavamo quello che poi è successo. Stranieri, ma come siete vestiti? Non sapete dove vi trovate? No. Non conoscete l'abbazia di San Pietro ad Montes? Duchessa, elli son seri, non scherzano. Oh, parete prese da incantamento. Non possiamo permettere che dei giovani signori come voi, nonostante l'abbigliamento, non conoscano questa abbazia. Ah, tutto merito dell'abate Desiderio, perdonatemi, di Papa Vittore III, che nel 1087 decise di innalzare codesta struttura romanica a 3 navate e con 3 absidi terminali. Per non parlare delle 12 colonne di prezioso porfido e granito, con capitelli ionici, corinzi e compositi, che sostengono a loro volta degli archi a tutto sesto. Non far frastuono. Ci troviamo in un luogo sacro. Infatti, inizialmente questo era un tempio dedicato a Giove Tifatino. Inoltre, al suo interno sono presenti magnifici affreschi raffiguranti episodi del Nuovo e Vecchio Testamento. Il mio preferito? No, assolutamente non è come pensate. Non è il Cristo Pantocratore, ma è il Giudizio Universale presente sulla controfacciata. Non dimenticarti delle statue. Infatti, all'estremità della cornice in pietra viva, nel porticato, vi sono delle bellissime statue zoomorfe ed inoltre, al centro, vi è una lunetta affrescata con la Madonna, San Benedetto e San Pietro. Peccato che i pellegrini passano di qui, ma poi si dirigono verso il Duomo di Casa Irta, solo perché si trova in città, in piazza. E con il tempo l'abbazia verrà dimenticata, e con essa anche noi, a causa della noncuranza della gente. Ricordami. Ricordaci. Andiamo. Bello, eh? Ma che è successo? Gio, non ci credo! Che avete? Gio, non puoi capire, l'abbazia, le musiche, le donne d'epoca! Musiche, donne d'epoca, ma siete appena entrati! Appena entrati! Ragazzi, mi raccomando, veniteci a trovare all'abbazia di San Pietro ad Montes.